Non so quanti di voi ricordano il video che ho fatto di Crash del Deep Web. Praticamente giocavo ad alcuni giochi flash di Crash, i quali sono sconosciuti praticamente, non ce li ha quasi nessuno, perché effettivamente sono difficilissimi da trovare. Questi sono i giochi di cui sto parlando. Tra l'altro sono anche giochi ufficiali di Crash, solo che ce n'era uno in particolare. Quello che mi ha fatto snervare più di tutti. Però non mi do per vinto, ragazzi. Io devo, cioè è più forte di me, devo superare almeno il primo livello. È più forte di me Crash Invaders. Eccolo qua. Mi ero dimenticato quanto fosse buffo, cioè... L'unica animazione è quella del pennuto. Che poi che animazione? Un frame con la... Vabbè, è un gioco del 97-98, toh? Non più. Andiamo. Perfetto, perfetto. Mi ero dimenticato quanto effettivamente era difficile sin dall'inizio, cioè... Dobbiamo sparare i cristalli, loro invece ci cadono in testa. Là c'è Cortex a caso. Niente. È il gioco veramente più difficile di Crash. Tra l'altro il modello di Crash 1, però l'hanno fatto nano Crash, perché c'ha le gambe tipo cortissime. Che se noi andiamo a giocare veramente a Space Invaders, è mille volte più facile di questo gioco. Quindi perché? Perché? Ma l'hanno fatto così, più male, ingestibile. Cioè devi sparare tipo un po' a caso, perché dove vai vai, perché... Qua, perché poi ti toccano anche quando non ti toccano effettivamente. Guarda quanto sono distante dal cristallo, qua. Non c'è una vita. Cortex lo devo lasciare stare, se lo prendo lo prendo. Tanto ci darà soltanto qualche punto in più, ma chi se ne frega, voglio dire. L'importante è vincere almeno il primo livello, il primo, dai! Non può essere così difficile, cioè lo può essere, ma... Perché? È veramente frustrante, ragazzi, io vi sfido a superare un livello, uno solo, uno, cioè... Ma porca miseria, dai, non stanno andando neanche così male! Che poi clicchi per ripartire e subito ti prendono subito. Non puoi avere il tempo di niente. Ti devi muovere a destra e manca. Questo è sinistro, sì, ta-ta-ta col mouse. Ma una cosa. Che poi quando perdono, quando li tocchi fanno. Effettivamente cacano, effettivamente. Stanno attaccando sti cristalli. Ah, solo per prendere Cortex. Ma porca miseria. Siamo in una montagna. Crash vola, anzitutto. Poi c'è lo sfondo con una montagna mai vista in Crash. I pennuti delle ali della foresta di Crash 2. La musica dell'orso polare che ti insegue. Poi spunta Cortex, lo sai, che tutto a caso. Tra l'altro tagliatissima la musica . Cioè, uccidimi. Cioè, anche se mi concentro... Voglio vedere se al secondo livello in poi i pennuti, poi... Cioè, cambia la posizione dei pennuti, qualcosa! Voglio vedere, dai! Lo desidero proprio. Io quella volta mi sono fermato solo ed esclusivamente a farvi vedere anche gli altri giochi, se no... Se mi fermiamo solo in questo... Cioè... Guarda quanto cacchio è distante! Ma non è vero mai! Ma dai, ma è bello che poi si ferma l'immagine, quindi puoi effettivamente vedere se l'hai toccato o no. No. Non lo so, guarda, boh. Ma porca miseria, va! Ma che ha il coso di Cortex? C'è un pirulicchio! Ma dai! Perdi una volta, se perdi la prima volta, le altre due vite le perdi come un niente, guarda, in due secondi. Perché non ti dà neanche tempo di ripartire, di prepararti
mentalmente zero. Oh, ho colpito Cortex e non è successo assolutamente niente, effettivamente. Solo qualche punto in più sicuro, ma chi se ne frega. Sì, va a cacare, va a cacare, vai. In questo video non voglio vedere più i pennuti di Crash 2. Ma va. Sei stato cacato in testa da un piccione. Ma vedi, vedi, riparto. Ma porca miseria. Dai, che ne rimangono veramente pochissimi. Questa... No! Ne rimancavano 3, 4, quant'erano? Ma porca... La Eda di... Ma che... Ho cliccato play again e ha fatto solo il suono. Pure è buggato, pure sono riuscito a buggare. Ma dai, non ho fatto neanche il suono. Sono riuscito a buggare persino un gioco Flash. Ma vuoi vedere che poi alla fine esiste solo sto livello, secondo me? No, no, esiste perché c'è scritto level 1. Sì, ma chi riesce a vedere tutti i livelli di sto gioco? Cioè, è una cosa che l'umanità non scoprirà mai nella vita. Quanti livelli esistono in Crash Invaders? Sono i creatori, e forse secondo me sono un po' dimenticati perché... E dai, devo coprirlo per forza quello, va tutta la fila piena. A rompere il mouse, ta 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 ta. Altro ragazzi, dovevo mettere questa carta al posto di quella. Rimedio subito perché è più corto, cioè più azzeccato. Ok. Meglio, tanto non si vede ugualmente, quindi. Ah, se ve lo state chiedendo, la carta era questa. Oh! No, 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 qua! Sì, va bene, ti prendo una volta ed è la fine. Ora, scommettete che perdo subito con le altre due vite, ma non perché lo voglio io, eh. Ah. Una. E due, e per forza. Cioè, se n'era pure andato la scorreggia lì, la cosa. Se n'era... non si vede neanche più. È un cristallo, non si capisce cos'è. Vabbè, io lo chiamo cristallo perché è rosa, ma... Secondo me sono un cerchio a caso alla fine. Sì, ma c'è quella fila, se non riesco a... ma... Boh... Tra l'altro voi lo state guardando in grande questo gioco, ma guardate quanto... Com'è il mio schermo. Questo è lo schermo originale, eh. Io lo vedo piccolissimo, sto coso. Ma porca miseria, no, non potevo perdere, ma perché? Già, qua sono troppi. Ma livello 1, il primissimo livello, dovrebbe essere il più facile di tutti. Ma che hanno iniziato con l'ultimo? Invece poi il secondo livello è pure più facile di sta roba. No, 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 non fare cavolate, no. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Tre, ne mancano solo tre. Una, guarda quanto è veloce! Cazzo. Finalmente, il secondo livello è uguale. È uguale. Allora, che è tutto ripetuto. Oddio. Tra l'altro, comunque, il suono che avete sentito prima non l'ho messo io nel montaggio. Era il suono di Crash. Questo è molto veloce.